Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi a presentarvi questa Deutz Fahr, la 6095 HTS di Seed Modding, che ha anche collaborato con altri modder per appunto creare questo modello qui. Adesso non mi ricordo i loro nomi. E niente, come ben vedete, ogni tanto ritorno a farvi qualche presentazione. Come vi ho detto già nel video precedente, il periodo non è proprio dei massimi, dei migliori per il modding, appunto. Manca un mesetto e 10-15 giorni per il nuovo farming e quindi, come ben vi ho detto l'altra volta, molti modder si fermano, aspettano per iniziare o proseguire nuovi progetti. Comunque, come vi dico sempre, quando c'è qualcosa che merita un occhio di riguardo, ci sono sempre, perché so che ancora molti di voi giocano e quindi appunto voglio essere presente fino all'ultimo. Dicevo, questa è una trebbia, diciamo, di modello anche nuovo, è una trebbia che non ho neanche mai visto lavorare dal vivo e quindi è anche un modello che non ho mai visto in farming e mi ha incuriosito, ci ho dato un'occhiata subito. Questa è una versione 1.3 e molto probabilmente quando starete guardando il video ci sarà un'altra versione, perché come ben sapete Seed è solito a fare 80 milioni di versioni, quindi aspettatevi un'altra versione nuova rispetto a questa che ho io. Comunque, diciamo che non subisce mai grossi, diciamo, cambiamenti tecnici, sono solo piccole aggiustatine. Dicevo, mi è incuriosito, l'ho scaricata, l'ho guardata, ci ho giocato un bel po' di tempo e l'ho trovata veramente una buona mod, mi è piaciuta. La trebbia è bella, è appunto un bel modello nuovo, quindi anche molto interessante da vedere, da giocare. E veramente ha fatto un buon lavoro. Secondo me qualche aggiustatina ci starebbe, ma comunque nel complesso, nella sua semplicità, è molto molto bella, molto ben fatta, completa, c'ha le sue barre, c'ha il carrello portabarra, c'ha la barra da mais come ben vedete, la barra da cereali, al dirt, ha qualche funzioncina, è piacevole da guidare, non è impegnativa per quanto riguarda la grafica, il modello tutto sommato è molto contenuto per quanto riguarda appunto la pesantezza, pesa sui circa 45 mega mi sembra il pacco, ma comunque c'è la trebbia e le barre dentro, quindi è un peso giustificato, dicevo appunto al dirt, è completa in tutto, quindi veramente, veramente una buona mod, graficamente appunto non pesa, è bella, è una trebbia comunque di dimensioni medio piccole, va bene per le farm. Diciamo non molto ampie per le mappe, non molto ampie. Una cosa comunque devo fare un appunto, cioè non è colpa sua, ma la trebbia diciamo è categoria media, però come carro, come assale è molto molto larga, cioè molto larga, è abbastanza larghina, quindi magari vi troverete un po' svantaggiati per quanto riguarda manovre, eccetera, perché come ben vedete non ha una sagoma molto ristretta, quindi all'occhio. Poi di sterzo, non è, lo sterzo non è proprio il suo punto forte, quindi non è, sì, è un po' una pecca di questa trebbia qui. Quindi diciamo sono questi i punti un po' a sfavore. Per il resto, il modello è buono, mi piace, i dettagli ci sono, come texture non è male. E basta, c'ha la sale qui che è flottante, c'ha le ruote flottanti dietro, ma comunque sappiamo che è un problema che non vedremo mai più sui simulatori, perché come avete visto dal 17 la minestra cambia finalmente, anche se dovrebbe essere cambiata da molto tempo. E quindi ok, comunque tutto sommato una buona mod. Bueno, allora andiamo a vedere subito, la troviamo nella categoria delle mod, nella sezione ovviamente delle raccoglitrici. Eccola qua, Deutz Fahr 695 HTS, potenza di 400 cavalli, capacità del tank è 8500 litri. Sezione lame trovate il cutter da 7,20 m, quello da 4,80 m e quella da mais da 6 file.
Adesso vabbè, ne ho messo una sopra il carrello, vi ho messo questa qui più grande. E poi nella appunto sezione lama e rimorchio trovate il cutter trailer, che è appunto quello per le sue barre. Ecco qua, questa è la barra da 7,20 m, non ha nulla di diciamo speciale, nulla di diverso da le altre barre. Quindi ok, questo è il suo carrellino portabarra con appunto il gancio traino che è presente sul retro della trebbia, quindi la potete portare in giro come vi pare e piace, con lo script del blocco e anche il carrellino ultimo sterzante, quindi va bene anche con le manovre. Qua c'è anche la targa, che sapete che SIDEP ha sempre messo la personalizzazione delle targhe, che io ho già ben fatto. Eccola qua, tac, e basta. Ok, perfetto. Allora saliamo in trebbia, che andiamo a vedere un po'. Come sound è molto silenziosa, quindi una buona cosa. Eccolo qua. Allora, all'interno della cabina è sprovvista, sì, è sprovvista di CILA mod, quindi non abbiamo una grossa, diciamo, interattività con il nostro mouse e tastiera. Sarebbe stato bello avere magari un minimo di C per la porta o per l'apertura della barra o del cassone sopra, insomma qualcosina come poteva farlo, ma vedremo magari nelle prossime versioni. Dicevo, c'hai qui a destra, dove c'è appunto la plancia dei display e tutto quanto, appunto, scusate che scendo così ve lo mostro in dettaglio, che da dentro non si vede tantissimo. Eccoci qua. Allora, i display praticamente l'1.3 sono le ore di lavoro, il 3.11 sono gli ettari lavorati, il 1000 sono i giri, e qui a destra abbiamo dove c'è lo 0, dove sono praticamente la quantità del tank, e l'altro numero 0.0 è appunto la velocità di crociera. Ottimo. Dicevo, qui sopra la nostra capocchia c'è questo indicatore che potrebbe ingannare, che sembra quello di riempimento, ma è un sensore praticamente di lavoro della barra. Adesso spero con quello del mouse riuscire a farvelo vedere, ma comunque strada facendo vi spiegherò cos'è. Nell'F1 troviamo il tasto 6, che praticamente disattiva il seat suspension, praticamente la sospensione del sedile, che secondo me è un po' troppo esagerata, perché vedete, se noi mettiamo anche il limiter a 1 all'ora, scusate, eccoci qua, a 3 all'ora, abbiamo già un effetto tipo terremoto, o tipo avete presente quei simulatori 4D, 3D che ci sono nelle sagre, che vi chiudono dentro e vi sobbalzano, è la stessa cosa, oppure il cinema 4D di Gardaland. Ecco, è un po' troppo, secondo me accentuato, dovrebbe calare un po' questa cosa qui. Sì, è positiva, ma secondo me è un po' troppo accentuata. Poi come animazione abbiamo il joystick dell'idrostatica che si muove avanti e indietro, e basta. Vabbè, adesso non lo possiamo far vedere perché appunto c'ha lo scarico manuale, appunto dobbiamo un po' riempirci. Qua abbiamo l'apertura del tank sopra, eccolo qua, con anche l'apertura della scaletta in posizione, diciamo, da campo. Eccoci qui, poi la fanaleria la andremo a vedere di notte. Apriamo la barra, nulla di diciamo diverso, eccezionale. Poi faccio vedere anche già il gancio traino, visto che ci sono. Eccoci qua. Vedete appunto nell'F1 vi esce il tasto X, vabbè, c'è il missing unlock, vabbè, non mancanza di XML, comunque c'è possibilità del bloccaggio, sbloccaggio della barra. Col CTRL Y abbiamo appunto il guardate un secondo, perché non mi esce, perché l'ho già personalizzata. Comunque col CTRL Y vedete che è uscita prima, c'è la personalizzazione della targa, eccola qua. Ok, andiamo a trebbiare un pochino. Il dirt comunque adesso io l'ho lavato un pochino, perché l'avevo zozzata del tutto usandola. Guardate che il dirt è veramente favoloso, ha dei bei colori, delle texture, dello sporco che è molto molto bello. Eccoci qua, andiamo. Adesso qua non riuscirò neanche a riempirlo su questo campo qui.
Allora, dicevo, vabbè, velocità di crociera attribuiamo ai 9-10 all'ora, quindi appunto questa è la sua velocità massima. Ok, qua vediamo appunto il display, vedete che quello della quantità, quello dei giri siamo a 1897, gli ettari attribuiti sono 3,1 che corrispondono a praticamente il contatore che ho io nel LAD in basso a destra e l'1,4 come ho detto prima sono le ore di lavoro. Questo appunto è da fuori, non c'è nessuna diciamo animazione tranne appunto questa qui laterale, qua del tank del grano e la cochlea, appunto è tutto normale, tutto come al solito. Ok, dicevo, allora veniamo alla questione che vi ho detto prima praticamente del sensore di taglio. Funziona che le barre rosse laterali sono praticamente un indicatore di lavoro della barra, cioè se voi prendete praticamente due file, tre file, quelle che sono, vedete che a destra, l'indicatore a destra si illumina. Più andate in là e più si illumina. Praticamente lui vi dice, vi fa vedere quanto sta lavorando la barra. In questo caso, appunto, c'è la mancanza di lavoro nella parte destra e praticamente si illuminano i LED di destra. Se noi facciamo la stessa cosa con la questione sinistra, eccolo qua, vedete che la barra, metà barra sinistra non lavora e vedete che si accendono tutti i LED verso la sinistra. Questa diciamo è la funzione di questo sensore. Questo va bene magari quando usate barre da cereali, quelle magari da 7, 8, 9 metri che magari non vedete in fondo, insomma potete tenere sotto controllo il lavoro della barra attraverso questo sensore qui. Ok, qua cosa siamo? 6, appena 12, buonanotte. Vabbè, adesso mi fermo un attimo che così riempio un pochino, poi ci rivediamo tra poco quando ho fatto un po' di pieno. Sicuro che diventerà notte. Bene, qua ormai è diventato notte, ho finito il campo, non sono neanche pieno. Ok, finiamo l'ultimo pezzo qua, così vedete anche un po' i fari. Dicevo, per questione prima dello sterzo, vedete che fatica veramente a fare manovre sullo stretto, vedete che non ha proprio tanta sterzata e che ho anche la barra piccola a 6 file, se avete barre più grandi il problema si moltiplica quindi all'occhio. Comunque è una buona illuminazione, vedete anche qua dentro ci sono i tre display accesi. Eccoci qua, finiamo l'ultimo pezzo, guardate in capezzagna quanto spazio ha bisogno per fare un giro. Dovremmo prendere tutte le file in teoria. No, ok, vabbè, finiamo qua. Olla, perfetto. Boh, andiamo a scaricare. Un'altra piccola pecca, se così si può chiamare, è che fa i 20 all'ora, quindi diciamo non è proprio una lepre negli spostamenti per strada, quindi un po' lentina. Comunque è piacevole da guidare, si muove bene, insomma è veramente una buona trebbia. Oh, apriamo il cannocchio qua. Con il tasto, vabbè, luci lavoro 5-6, con il tasto 4 del numpad abbiamo anche possibilità del faro laterale per lo scarico. Adesso, vabbè, qua vedete che l'engine non supporta più di 3 luci, quindi spegniamo quelle dietro e ho a posto. Boh, scarichiamo. Ok, quando vi posizionate sul rimorchio, tasto N per lo scarico, ecco qui. Poi c'è anche il piccolo oblò per il grano, anche se è spostato
dalla parte del passeggero. Ok. Adesso facciamo diventare un po' tenebra, così vediamo l'illuminazione completa dei fari. Boh. Grazie. Perfetto, spegniamo il faro laterale, accendiamo dietro. Lampeggianti sono normali, quindi niente 3D. Eccoli qua. Bene. E tenebre fu. Ecco qua, questa è l'illuminazione anche del lampeggiante che si è incalcato. Facciamo così. Perfetto. Questa è l'illuminazione sua. Veramente fa una buona luce. Guardate che razza di fasci, porca miseria. Una cosa, sì, un po' una pecca, sono un pochino qua la questione dei fari. E qua comunque, vabbè, un piccolo dettaglio. Boh, facciamo diventare giorno di nuovo, che poi vi saluto. Eccoci qua, spegniamo i fari. Bene ragazzi, io termino qui. Non c'è altro da dire, non dovrei aver dimenticato nulla. Se ho dimenticato qualcosa, fatemi sapere. Spero vi sia piaciuta la presentazione, spero soprattutto vi sia piaciuta la mod. A me, io do un pollice in su, ha fatto un buon lavoro. È veramente una buona trebbia, un bel modello. E niente, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!